11 vittorie, playoff sfiorati e svaniti solo all'ultima giornata. La stagione 2017-2018 della Benetton Treviso nel Pro 14 è stata quella dei record, testimonianza di un ottimo lavoro iniziato 2 anni fa e che adesso deve proseguire. È stata una buona stagione, se guardiamo la classifica finale. Siamo migliorati parecchio rispetto all'anno precedente. Molto del lavoro fatto fuori dal campo ha cominciato a dare i suoi frutti anche in campo. È stato positivo. Quest'anno dovremo migliorare ulteriormente. È sempre un peccato non arrivare ai playoff, ma era importante giocarcela sempre. Non siamo stati bravi nel raggiungerli lo scorso anno, ma adesso sta a noi sistemare le cose e provare a migliorare. Migliorare senza snaturare un gruppo che sta ancora assorbendo i dettami tecnici, tattici e comportamentali di coach Crowley e del suo staff. Anche se non soprattutto per questo motivo, era inutile cambiare troppe pedine nella rosa della nuova stagione sportiva. Certo, beh, la filosofia è stata chiara, nel senso negli ultimi anni la Benetton ha cambiato sempre un sacco di giocatori. Siamo partiti qualche anno fa a cambiare più di 20 giocatori, poi 17, 14 e è ovvio che tutto questo cambiare non ne ha beneficiato la squadra, il club. Per noi mantenere i nostri giocatori importanti è equivale a degli acquisti importanti. Faccio l'esempio, Ferrari, che è stato uno dei primi, lo voleva ovviamente... lo volevano parecchie squadre estere, per noi confermarlo è stato importante, lo stesso Negri che si è messo in evidenza, Jaden Hayward che è sicuramente per noi un giocatore fondamentale, Ioane che appena arriva ti comincia subito a segnare, si mette in luce nel Pro 14, c'erano parecchie squadre che lo volevano in Pro 14, altro giocatore confermato, Faiva anche lui con la sua tenacia, la sua voglia di giocare, di segnare, anche lui è stato confermato e lo volevano parecchie squadre. E poi ovviamente siamo andati a cercare giocatori mirati per il nostro gioco. Faccio l'esempio di Tuva, la figiana, è un giocatore che ha qualcosina in più, qualche caratteristica diversa più che altro rispetto ai giocatori che già abbiamo, è una scommessa e su di lui vogliamo credere. E poi c'è Duvenachi che è un medio di mischia, ovviamente mirato perché tra un anno c'è la Coppa del Mondo. Nel ruolo di medio di mischia è ovvio che noi siamo parecchio stressati dal punto di vista stressati dal punto di vista della nazionale, per cui con quell'obiettivo lì abbiamo cercato di portare a casa un giocatore fondamentale, spero, per il gioco dello staff e di Kieran. Poi la passata stagione ci siamo focalizzati più sull'aspetto medico-fisioterapico, perché i numeri dicevano che gli infortunati erano tanti e attraverso questo lavoro, l'ampliamento dello staff, la cura del dettaglio, siamo riusciti a ridurre del 55% il numero di infortunati e del tempo perso, tra virgolette perso, per infortunio da parte dei giocatori appunto nella stagione appena conclusa. Quest'anno ci siamo più focalizzati dal punto di vista fisico, abbiamo allargato lo staff dei preparatori e anche lì siamo scesi nel dettaglio andando a inserire figure ben mirate. Uno staff giovane ma esperto allo stesso tempo, uno staff italiano, Fabio Ongaro, Ezio Galon, Marius Gusen, sì, ormai consideriamo anche lui italiano a tutti gli effetti, e Marco Bortolami, che nei mesi scorsi è andato a studiare per 2 settimane in Nuova Zelanda, nei camp di Crusaders e Hurricanes. Sono state 2 settimane estremamente interessanti, un'esperienza che ho voluto e sono veramente contento di aver fatto. E dal punto di vista pratico posso dire che il 98% delle cose le facciamo esattamente la stessa maniera. Quello che cambia è l'approccio, un approccio 100% positivo. Ogni squadra, ogni club ha il suo stile, Crusaders, Hurricanes hanno il loro stile diverso, ma che va in una chiara direzione. Su questo abbiamo cercato di implementare anche il nostro approccio alle cose. Molte cose le abbiamo già introdotte, molte altre introdurremo nei prossimi giorni qui nel campo, perché è importante che i giocatori siano coscienti e siano così preparati ad avere
un approccio significativo alla positività, ma volontario. Credo che questa possa fare una grande differenza, soprattutto nell'arco di una stagione dove ci sono tante pressioni, c'è tanta necessità di performare, ma è giusto farlo con il giusto approccio positivo per riuscire a dare il meglio di noi stessi. Credo molto in questo. Kieran già 2 anni fa ha iniziato questa via, ci ha indicato la via. Adesso tutti la stiamo comprendendo meglio e ci stiamo dando forma, per cui anche da questo punto di vista vedo grandissima potenzialità. Anche quest'anno i Leoni Trevigiani hanno lasciato la casa madre del centro della Ghirada per venire ad allenarsi agli 800 metri di Calalzo di Cadore, nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Grazie alla sinergia tra il comune di Calalzo, la comunità montana ed alcune aziende sponsor del territorio come l'Ottica De Menigo, anche quest'anno siamo riusciti a portare la Benetton Rugby qui in Cadore. Diciamo che siamo anche un po' i portafortuna, diciamo, visto gli ottimi risultati dell'ultima stagione in Pro 14. E oltretutto questi ragazzi, diciamo che sono i testimonial perfetti per pubblicizzare un territorio eccezionale e incontaminato come quello del Cadore. Se dobbiamo scegliere un giocatore fra quelli del Benetton Treviso che possa fare magari da testimonial, il volto, che secondo voi potrebbe essere lui? Ma sicuramente un De Marchi, che è un po' la storia anche degli ultimi anni della Benetton, io lo vedrei molto bene, con la sua famiglia qui a vivere appieno il nostro ambiente. Siamo un gruppo molto positivo, e siamo il gruppo più stretto che ho mai visto qua. E in questo gruppo, ormai una famiglia più che una squadra di rugby, dallo scorso dicembre c'è anche l'australiano Monty Ioane, finisher letale, che nella sua prima stagione in biancoverde ha segnato 10 mete in 15 partite. Guardando indietro, venire qua è stata una delle decisioni migliori che abbia mai preso. Prima di arrivare ero terrorizzato, confuso, ma se guardo alla stagione appena conclusa, è stata certamente la scelta migliore. Just looking back at the season that's just gone, yeah, it's definitely probably one of my best decisions. I was born in Australia, Melbourne. Sono nato in Australia, Melbourne. When I was 16, I left home. A 16 anni ho lasciato casa mia per andare a giocare a rugby in un college. E appena finita la scuola sono andato subito in Francia assieme a mio zio. Sono stato a Parigi per 2 anni giocando con lo Stade Français. Dopo quelle 2 stagioni sono andato in Nuova Zelanda, dove ho imparato davvero tanto, perché il rugby lì è davvero importante, è lo sport principale. Quell'esperienza mi ha insegnato molto. E poi sono arrivato subito in Italia. Volevo tornare a casa per giocare in Australia, ma è arrivata l'opportunità di venire qua. Australia, but never got the opportunity, so I came over here. So, yeah. Growing up as a kid. Sono cresciuto in Australia tifando per i Queensland Reds, semplicemente perché mio zio Digby Ioane giocava là. È stata una delle persone che mi ha influenzato maggiormente, perché giocavamo nella stessa posizione e perché è stato un ottimo giocatore per l'Australia. Quando sei piccolo e vedi un tuo parente fare grandi cose, è normale avere delle motivazioni extra. Speriamo di fare bene quanto lui. Hopefully, you know, do the same thing. Definitely love to attack. Mi piace attaccare. Giocando all'ala odio difendere e placcare, ma ho dovuto farlo perché altrimenti gli allenatori mi avrebbero lasciato fuori squadra. Cut me off the team, but yeah. My goals. L'obiettivo è ripetermi anche quest'anno, magari contribuendo ancora di più. Voglio fare il massimo per aiutare la squadra e magari segnare più mete. Hopefully score more tries. Fare l'anno scorso, diciamo così, delle vittorie superiori agli anni precedenti è stato importante per noi. Farne ancora di più sarebbe importantissimo, nonostante tutto. Io credo che innanzitutto il Benetton, essendo un po' una squadra di riferimento a livello nazionale, evidentemente noi abbiamo anche il dovere di dare delle prestazioni e noi vorremmo dare questo
regalo, diciamo così, a tutti gli sportivi italiani e far sì che la nostra squadra primeggi, o perlomeno cerchi di primeggiare a livello europeo. Non si tratta solamente di allenarsi in questa settimana a Calalzo di Cadore, ci sono anche dei momenti dedicati alla creazione del gruppo, team building, e come l'anno scorso si sale in bicicletta, però attenzione perché non sarà la stessa cosa dell'anno scorso. In bicicletta scendiamo a Pieve di Cadore e andiamo a vedere cosa succede assieme a quelli della Benetton. Andiamo! Sempre Sky questo, eh? Altro che bicicletta. Siamo ai piedi della diga di Pieve di Cadore e abbiamo capito che l'attività di quest'anno è free climbing. Finire sui giornali, in televisione in diretta. Fabio Ongaro, come al solito, ottimista. Questa è l'attività scelta, sì, da Ezio con Grano Salis, credo. Sì, 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 con Ezio, dal nostro assistente. Sicuramente riprendi che il primo che cadrà per terra stiremo il botto e finiremo sui giornali. Un commento di Fabio Ongaro alla prestazione degli atleti che in questo momento stanno andando su, verso delle buste, dove mi sembra di aver capito ci sono delle lettere che comporranno una frase. Sì, il nome di quello che cadrà. Luca Morisi, come stanno andando i tuoi compagni? Vediamo un Sheriff Traoré che ce l'ha fatta. Sheriff sì, si è impegnato, è arrivato a 2,5 metri di altezza, era insperata la cosa, però si è impegnato al massimo. Chi hai visto particolarmente reattivo e a suo agio su questa arrampicata? Tuva abbiamo visto, saltava da una pietra all'altra, poi anche Bram adesso è andato molto bene. Chi invece è negato? Mi sa tutto il nostro gruppo, a parte Bram, quindi cercheremo di inventarci qualcosa. L'idea era quella di creare un pomeriggio in cui c'era un mix di divertimento e anche un po' di fatica. Noi abbiamo una vision ormai da 2-3 anni del nostro club e i ragazzi, diciamo, questa sfida qua è ideata proprio in relazione con questa vision che abbiamo del nostro progetto. Quindi i ragazzi vanno su a prendere delle lettere in scalata, le portano giù, scrivono la vision del club e poi si fa una foto per immortalare questa cosa ottissima davanti alla diga e poi ci sarà un po' di competizione. Il problema è che c'è la parte dura in bicicletta dopo per tornare. E il fatto di andare verso l'alto significa qualcosa magari in relazione allo scorso anno? Migliorarsi, andare più su? Era nell'idea, sì, di creare, ecco, nella loro testa questa scalata verso la nostra maglia e verso, diciamo, posizioni più alte, più obiettivi più alti, e i ragazzi lo stanno affrontando con grande impegno e quindi diciamo che siamo soddisfatti del lavoro.